Salve a tutti e benvenuti a Cucina con noi. Oggi vi propongo la ricetta delle lingue di gatto. Sono dei semplici biscottini che spesso vengono utilizzati per accompagnare i vari dessert, quali le mousse, semifreddi, gelati, eccetera. Gli ingredienti che ci occorrono sono 100 g di burro, 100 g di zucchero a velo, 100 g di farina, 100 g di albumi, sono circa 3 uova, e un pizzico di vanillina per aromatizzare. Passiamo alla preparazione. La prima cosa da fare è ammorbidire il burro. Quindi lo lavoriamo bene con una frusta fino a quando diventa cremoso. Per agevolare questa operazione è bene toglierlo dal frigorifero almeno un paio d'ore prima. A questo punto aggiungiamo lo zucchero a velo. Quindi continuiamo a lavorare. Adesso possiamo aggiungere la vanillina e gli albumi leggermente battuti. Riuniamo un po' per volta e le amalgamiamo al composto. Una volta che gli albumi si sono incorporati bene, possiamo aggiungere la farina. Quindi la aggiungiamo sempre setacciata. Ne aggiungiamo un po' per volta. Mescoliamo. Il composto è pronto quando risulta bello liscio. A questo punto riempiamo un sacchetto da pasticceria con bocchetta liscia e cominciamo a preparare i pasticcini. Spremiamo l'impasto su una teglia ricoperta con carta forno e formiamo dei bastoncini di circa 6-7 cm. Devono essere spessi all'incirca quanto un mignolo. Con lo stesso impasto possiamo ottenere delle forme alternative per fare delle cialdine più grandi, delle sigarette, delle tegoline. Quindi dopo aver spremuto l'impasto, le allarghiamo. Una volta che i biscottini sono pronti, vanno lasciati riposare una decina di minuti in modo che l'impasto possa allargarsi. Ricordiamoci che non devono essere molto vicine in modo da evitare che si possano attaccare. La cottura deve avvenire in forno a 200 gradi per circa 7-8 minuti, dipende dal forno. Una volta che vediamo che i bordi sono preso colore, li possiamo togliere. Una volta che sono pronte, le lingue di gatto le togliamo dalla placca e le lasciamo raffreddare. Per quanto riguarda invece le cialde, se vogliamo ottenere delle forme diverse, tipo tegoline, le possiamo poggiare su un mattarello e aspettare che si raffreddano. Quindi otteniamo queste forme. Per ottenere un cestino che possiamo usare da contenitore per un gelato o una mousse, possiamo mettere la cialdina ancora calda su uno stampo o su un bicchiere e lasciarla raffreddare. Una volta freddi devono risultare croccanti. Possono essere conservati in un contenitore a chiusura ermetica per diversi giorni. Un saluto da Sonia, vi aspetto alla prossima ricetta.